Adesso è il momento, mai come adesso, del nostro medico in famiglia. Sara Caponigro, nostra dottoressa Sara, che immagino questi giorni cosa stiate vivendo, perché vedo le domande che fanno anche a me su questo discorso che ormai di cui si parla, del vaccino famoso AstraZeneca, che è stato, come sapete, solo sospeso al momento, aspettiamo la decisione dell'AIFA giovedì, dal commercio in alcuni stati come l'Italia, come anche la Germania, credo anche la Francia. Ecco, io volevo sapere una cosa che probabilmente ti chiedono tutti, tu fai un medico in famiglia, quelli che vengono da te, cioè chi è prenotato per fare il vaccino o la prima e a maggior ragione la seconda dose, cosa deve fare? Cioè esiste un protocollo a cui tu attingi? Perché io sarei magari in crisi, no? Dovendo dare delle risposte, perché tu sei poi il primo referente. Sì, è vero. Purtroppo al momento non c'è un protocollo perché la decisione è stata presa da troppo poco tempo. Siamo in attesa ovviamente di avere disposizioni dall'EMA, che appunto sta decidendo in queste ore. E chi doveva prenotare al momento non può farlo perché le prenotazioni sono sospese. Chi ha fatto la prima dose ed è in attesa della seconda, al momento deve attendere proprio le disposizioni che verranno deliberate in queste ore, in questi giorni. E tutti i pazienti sono stati contattati singolarmente, sia per SMS sia telefonicamente, sul non recarsi ai centri vaccinali a chiedere informazioni. Anche noi medici di famiglia, qualora in possesso del vaccino, siamo stati invitati a restituirlo, quindi non bisogna neanche chiedere al proprio medico magari di proseguire la vaccinazione. Al momento è tutto sospeso, siamo in attesa quindi della decisione dell'EMA. Continuano senza nessuna variazione i vaccini Pfizer e Moderna, che sono anche prenotabili in questo momento. Per il resto purtroppo dobbiamo aspettare. Che tra l'altro sono quelli, diciamo, dai 65 anni in su, perché chiaramente sono poi vaccini, capito? Ebbene, hai detto benissimo, quindi aspettiamo giovedì la decisione dell'EMA e adesso stiamo tra coloro che sono sospesi e aspettiamo. Grazie dottoressa Caponigro, grazie.